Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Colisid. A cosa serve? Colisid è un medicinale veterinario a base del principio attivo colistina solfato, appartenente alla categoria degli antibatterici e nello specifico antibiotici. È commercializzato in Italia dall'azienda Chemipharma SPA. Colisid può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chemipharma SPA. Concessionario: Chemipharma SPA. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: colistina solfato. Gruppo terapeutico: antibatterici. Forma farmaceutica: polveri orali. Confezioni: Colisidos flacone 1 litro, Colisidos tanica 10 litri, Colisidos tanica 5 litri. Principio attivo: ogni ml di soluzione contiene colistina solfato MG120. Indicazioni: trattamento e metafilassi di infezioni enteriche causate da E. coli non invasivo sensibile alla colistina. Prima del trattamento metafilattico deve essere stabilita la presenza della malattia nel gruppo barra mandria. Posologia: diluire accuratamente nell'acqua da bere o nel mangime liquido al seguente dosaggio: da 4,2 a 5,0 ml di prodotto per 100 kg di peso vivo, pari a 5,0-6,0 mg di principio attivo barra kg PV, in funzione dell'età, del peso e del consumo di acqua degli animali. La durata della terapia deve essere limitata al tempo minimo necessario per il trattamento della malattia. La durata del trattamento non deve superare i 7 giorni. Al fine di assicurare un dosaggio corretto, determinare il più accuratamente possibile il peso corporeo per evitare un sottodosaggio. Utilizzare apparecchiature per il dosaggio idoneamente e adeguatamente calibrate. Non miscelare in mangimi solidi. Per una corretta somministrazione, togliere l'alimento liquido residuo e somministrare quello medicato nella quantità stabilita dal medico veterinario. Si consiglia di eseguire il trattamento ogni 12 ore, suddividendo la dose giornaliera in due somministrazioni. Al termine della terapia si ripristini nuovamente l'alimento non medicato. Avvertenze: l'assunzione dell'acqua medicata da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia. L'utilizzo ripetuto e protratto va evitato migliorando le prassi di gestione mediante pulizia e disinfezione. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. L'uso del medicinale veterinario colistina nel pollame deve essere conforme al regolamento CE 1177/2006 della Commissione e alle normative nazionali di recepimento. Non usare colistina in sostituzione delle buone pratiche di gestione. La colistina è un farmaco di ultima istanza nella medicina umana per il trattamento di infezioni causate da alcuni batteri molto resistenti. Al fine di ridurre al minimo qualsiasi potenziale rischio associato a un impiego diffuso della colistina, l'utilizzo deve essere limitato al trattamento o al trattamento e alla metafilassi delle malattie e non essere previsto per la profilassi. Ove possibile, la colistina deve essere usata unicamente sulla base di test di sensibilità. L'uso del medicinale non conforme alle istruzioni può portare all'insuccesso del trattamento e aumentare la prevalenza di batteri resistenti alla colistina. Non lasciare a disposizione di altri animali l'acqua medicata. Tempi di sospensione: carne e visceri, suini, 0 giorni, conigli, 0 giorni, vitelli, 7 giorni, polli da carne, 0 giorni, tacchini, 1 giorno, uova, galline o vaiole, 0 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.